Allora, eccole, sono loro, sono tornate loro strepitose nella lettura sempre molto professionale delle motivazioni di stasera. Maria Giovanna, un premio questa sera fondamentale, importante perché ricorda i 70 anni della Costituzione italiana. Ti sei emozionata di fronte a una data così importante? Assolutamente sì, e fin dall'inizio, quando c'è stato, dopo le musiche e le interpretazioni straordinarie che sono state fatte dai cantanti ma anche dall'orchestra dell'esercito, e quando è stato il momento dell'inno, io l'ho cantato con veramente con passione, con la mano sul cuore. Rosanna, voi quando ci sono impegni istituzionali siete sicuramente i volti più adatti e anche più amati dal pubblico che segue noi di Liberi TV, ma che vi segue anche in sala. Questa sera devo dire in prima fila, insomma, come sempre, ma in particolare stasera, insomma, c'erano personalità importanti e in qualche caso ci siamo anche alzati in piedi per rendere omaggio. Ecco, che sensazione hai avuto di questa serata? Una serata bellissima, e mi faccio i complimenti al presidente dell'associazione Sara Iannone per aver pensato a questi 70 anni della Costituzione, che ci daranno modo di meditare per un anno sulla nostra bella Costituzione. Una domanda che è la stessa per tutte e due, quindi comincio con Maria Giovanna e Rosanna Cipensa. Un premiato che ti ha colpita particolarmente, può essere uomo o donna? Io personalmente mi sono fatta la mia idea, voglio sentire il tuo. Non ricordo bene il nome, forse Pellegrini, la dottoressa che ha parlato della soluzione di malattie pazzesche come quella dei bambini che hanno la pelle che diventa come quella delle farfalle. E adesso proprio le ho detto che è meravigliosa, e non ho potuto neanche stringerle la mano perché ero al di là del tavolo, ma non resistevo, dovevo dirle la mia ammirazione, perché persone che si impegnano così, anche se lei ha sottolineato che questo è un premio più che scientifico, è un premio voglio dire, il suo è tutto insieme, è meraviglioso questo suo impegno, è straordinario. Ecco, esatto, io concordo, avevo in mente anch'io una donna, lei, ma un'altra in particolare, do qualche indizio, è di Torino. Rosanna, invece tu che idea ti sei fatta? Esatto, indovinato. Sì, le Cristelin senza dubbio è una persona molto importante, però tutti quanti sono stati di un altissimo profilo, però anch'io condivido con Maria Giovanna, mi sono molto commossa leggendo, ascoltando la biografia di questa grandissima scienziata che ci fa onore, e quindi non posso che condividere quello che ha detto Maria Giovanna. E noi con questi due volti amatissimi chiudiamo il nostro giro di interviste per questa meravigliosa, ancora una volta, edizione del premio.